Ok, e da oggi diamo ufficialmente inizio al vlog. Cominciamo così, prima di tutto togliamoci la mascherina perché stiamo ancora in tempo di coronavirus. Sono le 2, vado giù al lago di Castello e oggi miro a fare parecchi chilometri. Cammino un po' da solo, dopodiché aspetto che arriva Tommaso, che è un collega, e ci facciamo il giro del lago. Perciò ci vediamo dopo. Nel frattempo vi parlo un po' di me. Io sono Andrea, ho 45 anni e a 45 anni ho deciso di fare vlog. Ho già un canale YouTube dove parlo più che altro di programmi per il Mac, di Final Cut, di come craccare programmi. Sì, lo so, non si dovrebbe fare questa cosa. Io vi faccio vedere come si fanno a craccare, ma il metodo là è sconcitato qualcun altro, non di certo io. Le mie passioni sono andare in montagna, la domotica, il PC. Insomma, ce ne ho parecchie di passioni, per la fotografia, fare video. Ne ho parecchie di passioni. Poi piano piano verranno sicuramente fuori. La mia famiglia è composta da Ciccio, che ha 1 anno e 8 mesi, da Desiree, che ha 7 anni, e da Marzia, che ne ha 40. 40, ho detto la sua età, oddio. Speriamo che non vede il video. Stiamo passando vicino alla residenza del Papa. Il muro sulla destra che vedete è proprio il muro della residenza del Papa. Ok, mi trovo giù al lago di Castello e devo dire che la gente non è proprio pochissima. Insomma, diciamo che la mia sporca figura la faccio. No, comunque non si può non amare il lago. Una volta mi chiamavano Andrea del Lago. Nel frattempo mi è arrivato il messaggio da Tommaso, non sa se riesce a raggiungermi giù al lago perché è impegnato con il lavoro. Ah, Tommaso è soprannominato il bugia, perciò, raga, sto più le sole che mi ha dato che le volte che è venuto. Non è che ci conto più di tanto. Vabbè, io tutto al più il giro me lo faccio da solo. E niente, se Tommaso viene faccio finta di niente, altrimenti continuerò a insultarlo fino a quando non lo vedrò lunedì. Questa è una delle viste che si affaccia sul lago. Come potete vedere in lontananza ci sta Castel Gandolfo, dove si affaccia il Papa. Non so se lo vedete, è un po' piccolo, però insomma si dovrebbe vedere. Oh, comunque, cioè, sarà stata sta quarantena, ma questi 4 kg di pancia si sentono tutti, eh. Ho sempre desiderato fare uno slow motion di questo fiore, perciò ora lo farò in diretta per la prima volta con voi. Che è venuto uno schifo. Qui potete ammirare già un'area più vasta del lago. Ah, un'altra cosa, gli sport che si possono fare qui sono veramente innumerevoli. Si parte dal giro del lago di corsa, al camminare, bicicletta, canoa, barca a vela, windsurf, se vuoi saltare salti, se vuoi camminare cammini, puoi fare qualsiasi cosa. Butti per terra, fai flessioni, è un luogo proprio di gym. Come potete vedere c'è anche chi va a finocchietto. La vegetazione è stranissima. Che diavolo di pianta è? Pure questa, che diavolo di pianta è questa? E certo, poi fanno tutti i professori, e lo so io che pianta è questa, è una spinga, tutti i professori. Uscire fuori strada da questa curva deve essere quasi un piacere, guardate che bello. Come vi stavo dicendo prima, vedete le due barchette a vela? Bello l'effetto staccionata. No, non ci posso credere, guardate là, un soffione gigante. Devo averlo per forza e fare lo slow motion con quello, devo provarci per forza. Sto andando in mezzo alle serpi per cercare di prendere quel coso, non è possibile, cioè guarda che roba, ci devo riuscire. No, ci sono arrivato. Oh raga, questo è stato, è pieno d'ormoni questo coso. Pronti per lo slow motion?
Mi sa che è venuto uno schifo. Come non nominare la capannina? Qua ci stava uno schermo gigante dove facevano vedere praticamente tutti i film di Banfi, Fantozzi, i film di Thomas Millian. Poi dopo, niente, per la CIA e sono stati rimossi. Attualmente sono al 20° chilometro circa. Penso di concludere questa camminata al 27° chilometro. È inutile, oggi gli occhiali non me li tolgo neanche se scendono le tenebre, non me li levo. Ora c'è un altro ostacolo quasi insormontabile, un guado da attraversare. Oh, fatto! Grande! Oh, sopra! Oh, sotto! Ok, la parte nel boschetto è quasi terminata e torniamo sull'asfalto. Ho fatto 25 km, non voglio dire che sono stanco, ma che mi sono un po' rotte le scatole un pochino, lo posso dire, sì. Ok, sono di nuovo sull'asfalto, ripercorrerò il pezzo di strada che ho fatto prima. Siccome questo è un cratere, è un lago, meno male è rotondo, e di conseguenza rifarò lo stesso percorso di prima. Prendetela come una lezione di scienze. Vi ricordate quando prima ho detto che bella staccionata di legno? Guardate che bella staccionata di legno. È lo stesso punto di prima. Ok, ho ripreso adesso la macchina. Ci vediamo a casa. Vi faccio vedere come mi accoglie la mia famiglia. Ci tenevo a dire a Tommaso. Sola, senzola, il bugiardo. Tommaso è come Mister S, Dottor S di me contro te. È un personaggio cattivo. Cattivo, sei il capo dei Minions. Ok, sono appena tornato a casa, adesso vediamo come mi accolgono. Papà è tornato? Papà! Oh! Oh! Alta. Oh! Papà è tornato! Oh, non c'è nessuno? Già di ritorno? Ma come già di ritorno? Sono uscito questa mattina alle 5, sono tornato alle 7:30 di sera. Appunto, già di ritorno?